Siamo con Francesco Biasi, capitano del Rione Lama. Ecco, questa sera per l'Atletis Signum, un evento molto importante soprattutto per il Rione Lama, ma anche per il torneo dei Rioni, se vogliamo. Sì, buonasera a tutti. Sono il capitano di questo Rione, che è appunto uno dei quattro Rioni della città di Oria. Abbiamo organizzato questa manifestazione che è giunta ormai alla quinta edizione, è nata nel 2014 ed è nata come celebrazione, un momento principale soprattutto per omaggiare il lavoro e l'impegno che ci mettono i nostri atleti poi per le gare che si contenderanno la domenica. Quindi attorno a questo evento è nata poi questa sagra, questa festa medievale che ha una cornice a tema, sia per quanto riguarda parte enogastronomica, ma poi soprattutto per quanto riguarda gli spettacoli, che sono tutti gli spettacoli centrali appunto sul tema medievale. Dicevo, la quinta edizione, questa è un'edizione molto fortunata, abbiamo avuto un sacco di persone, almeno dalla nostra postazione, che era il banchetto della Corte Rionale, abbiamo felicemente potuto osservare la presenza massiccia di tanti turisti, soprattutto da fuori, oltre che da Lioritani, e complimenti abbiamo ricevuto poi per come è stata allestita la piazza, che sicuramente ci gratificano per il lavoro fatto. È un impegno che dura qualche ora, però c'è un lavoro grandissimo alle spalle. Io ringrazio tutto il mio direttivo, tutto il team di collaboratori, che vi assicuro è un team nutrito, molto nutrito, e poi tutte le persone che sono intervenute, compreso il mio intervistatore di fronte a Daniele Martini, vi ringrazio e saluto per questa opportunità, dando appuntamento a tutti i prossimi giorni, che vedrà la benedizione del Palio in sera, il centro storico sabato e poi domenica il club con le gare per l'estensione. Facciamo un po' con il nostro Rione e appuntamento all'anno prossimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Anche si può godere del buon cibo, sono infatti disponibili delle pietanze che sono appunto preparate su piatti di ispirazione medievale. Gli stand enogastronomici sono disposti qui all'inizio di Piazza Lama, provenendo appunto da via Mario Pagano. Ci sarà modo anche di apprezzare lo spettacolo delle danzatrici della scuola Arte in Movimento, della compagnia d'arme Milites Federici Secundi, e lo spettacolo del gruppo Musici e Sbandieratori Rione Lama. Ma vediamo qui al centro della piazza questa installazione particolarmente alta, mentre la Corte Rionale appunto parteciperà al banchetto presieduto dal capitano Francesco Biasi, assisteremo allo spettacolo, di cui per il momento non anticipo nulla, ma è uno spettacolo che non si vede molto facilmente nelle nostre piazze.
tramontano gli astri e sorgono nella nuova luce del la più bella alba nel vostro viso era un'esperienza che rimarrà lucente nella vostra memoria e di tutta la gente del nostro rione. Firmamento illustre, la luce della mia gente che mi accompagnerà per le vie di Oria al cospetto dell'imperatore Federico. E adesso il capitano con la capodama faranno un giro d'onore per tutta la piazza, quindi accompagniamoli con un lungo, ininterrotto e caloroso applauso. Viene ora acceso il fuoco al centro della piazza. In questo braciere, all'interno del cerchio, e subito dopo, insomma, in tutte le altre parti che saranno accese, gli atleti riceveranno i colori rionali dalle mani del capitano, accompagnato dalla ancella rionale. In questa notte d'estate, le genti che abitano sotto le mura della nostra bella città d'Oria sono qui trovate per riconoscere il valore dei propri figli, chiamati a rappresentare i colori della propria terra, in occasione dei giochi per le nozze del nostro imperatore Federico II di Svevia. Sette campioni, tra i più abili e coraggiosi giovani, sono stati scelti per questa lieta occasione. La terra riconosce i suoi germogli, come noi riconosciamo voi. Ora, nel rappresentare il rione che vi ha visto diventare uomini, fatevi avanti, figli del rione Lama! Thank you.
Siete disposti a riconoscervi figli di questa terra, a rappresentarla nei giochi con gli altri campioni e con i vostri fratelli, ad essere leali e corretti, così da onorare la vostra famiglia e il vostro Rione? Il grano vi dia la forza, il valore, il coraggio. Cingete i vostri colori, il verde dei prati, l'oro del sole. Dalla terra la tua vita, a Rione Lama il tuo valore. Sono adesso consegnate ai 7 atleti del Rione Lama le casacche che indosseranno durante il torneo del Rione. Ci deriva il lama, i vostri campioni! Adesso gli atleti faranno un giro d'onore per tutta la piazza, anche a loro riserviamo un caloroso, lungo e ininterrotto applauso. E come un giorno foste unti dal sangue Crisma per essere figli di Dio e per fuggire alle seduzioni del male, possa questo olio che ora benediremo sanare le ferite dell'anima, fortificare la vostra debolezza e dare coraggio al vostro cuore, perché siate figli prediletti dell'Altissimo in terra come in cielo, oggi e sempre. Amen. Sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre. Sia benedetto Dio nostro Padre, creatore del cielo e della terra. Nel frutto delle olive tu ci hai dato un segno della tua provvidenza e un messaggio di pace e d'amore. Stendi la tua mano su di noi e su questo olio, ravviva nei nostri cuori la luce della fede e il fuoco del tuo amore, perché possiamo riconoscere Cristo tuo Figlio presente nel sacramento dell'Eucaristia nella Chiesa e nel più piccolo dei fratelli, per Cristo nostro Signore. Amen. Don Giuseppe adesso benedirà gli atleti, l'olio benedetto. Facciamo così. Signore Dio onnipotente, allontana da quest'uomo ogni tipo di avversità, perché non torni mai a soffrire il morso dell'antico serpente. Dona salute al suo corpo e sopra ogni cosa alla sua anima. Converti il suo cuore perché viva solo per la gloria di Dio.
Signore Dio onnipotente, allontana da quest'uomo ogni tipo di avversità, perché non torni mai a soffrire il morso dell'antico serpente. Dona salute al suo corpo e sopra ogni cosa alla sua anima. Converti il suo cuore perché viva solo per te e per la gloria di Dio. Signore Dio onnipotente, allontana da quest'uomo ogni tipo di avversità, perché non trovi mai a soffrire il morso dell'antico serpente. Dona salute al suo corpo e sopra ogni cosa alla sua anima. Converti il suo cuore perché viva solo per la gloria di Dio Padre. Signore Dio onnipotente, allontana da quest'uomo ogni male, perché non torni mai a soffrire il morso dell'antico serpente. Dona salute al suo corpo e sopra ogni cosa la sua anima. Converti il suo cuore perché non viva solo per la gloria di Dio Padre. Signore Dio onnipotente, allontana da quest'uomo ogni tipo di avversità, perché non torni mai a soffrire il morso dell'antico serpente. Dona saluto al suo corpo e sopra ogni cosa la sua anima. Converti il suo cuore perché viva solo per la gloria di Dio Padre. Signore Dio onnipotente, allontana da quest'uomo ogni tipo di avversità, perché non torni mai a soffrire il morso dell'antico serpente. Dona al suo corpo salute e sopra ogni cosa la sua anima. Converti il suo cuore perché viva solo per la gloria di Dio Padre. Signore Dio onnipotente, allontana da quest'uomo ogni tipo di avversità, perché non torni mai a soffrire il morso dell'antico serpente. Dona salute al suo corpo e sopra ogni cosa la sua anima. Converti il suo cuore perché viva solo per la gloria di Dio Padre. Ricevete ora il segno, simbolo dei salvati, simbolo dell'amore che Gesù Cristo ebbe per il poverello d'Assisi, perché esso vi protegga e a tal fine ripeti incessantemente: noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Don Giuseppe consegna adesso a ciascun atleta un tau, il simbolo, la croce francescana. Tornate vincitori, viva il Leone Lama! E adesso che i nostri atleti hanno ricevuto la benedizione, faranno un giro della piazza, giro d'onore per tutta la piazza, accompagnati dall'applauso, dall'incoraggiamento del pubblico. Applauso che sia ininterrotto al loro passaggio. Ricordiamo che i nostri atleti
domenica nel campo del torneo si concluderà il palio con gli altri campioni della nostra città di Roma. È indispensabile quindi che senta il calore del Lione, il calore del popolo giallo-verde. Adesso si accomoderanno dietro benedizioni degli atleti, è sicuramente un momento di forza e di incoraggiamento per loro per la partecipazione alle gare. A loro un in bocca al lupo e devo dire complimenti a tutti gli organizzatori, perché questo momento di convivialità e di comunione è davvero emozionante. Auguri a tutti e buona, diciamo, oramai come dire, siamo quasi in conclusione, siamo addirittura d'arrivo con sia il corteo storico che il torneo dei Lioni vero e proprio, e a tutti auguro buon divertimento per questi giorni. Auguri. Meno male per te, mia cara, meno male. Però in onore di questa meravigliosa serata lo giullare vorrebbe unire il tutto in un sol suono. E allora, prima di cominciare, chiedo a voi tutti un immenso frastuono. E così siamo pronti a cavalcare il nostro viaggio nella storia, carico di amori, novelle e momenti di gloria. Mischiamo il tutto con assurdità e un po' di maestria. Ho un'unica speranza, quella di farvi viaggiare nella mia fantasia. E allora, visto che vedo qui degli infanti molto carini e assai partecipi a questa meravigliosa festa, io volevo iniziare giusto con un giochino con voi. Come vi chiamate, mio caro fanciullo? Manuele, guarda, visto che le transenne stasera daranno un po' fastidio, vieni con me, non ti preoccupare. Non vuoi venire con me? Hai paura di me? Di un giulla? Vieni qui, cavaliere, passa sotto, avanti, forza che attendo fiducioso la tua venuta. Come ti chiami intanto? Alessandro! Un applauso a messere Alessandro, perché questo è un cavaliere fantastico che presto diventerà appunto un partecipante del torneo. Alessandro, non aver paura, non aver timore, anche loro hanno pagato, buonasera, anche voi, è giusto così, ok? Scusate le spalle, ma arriveremo anche da voi. Allora, Alessandro, vi è una regola importante nel mondo medievale, ovvero una semplice regola. La regola è quella di guardare sempre il pubblico pagante, Alessandro, ok? Mai guardare alle spalle e sempre rivolto verso il pubblico. Tutto chiaro, Alessandro?
Ok, bravo Alessandro, fatti vedere anche qui, guarda il pubblico, perfetto. Buonasera pubblico, fai l'inchino. Ok, perfetto. Alessandro, la regola principale è quella appunto di guardare e poi automaticamente dobbiamo concentrarci per iniziare i numeri. No, guardare dietro, ma guarda sempre davanti. Dobbiamo iniziare i numeri di giocoleria e di equilibrismo. Tutto chiaro Alessandro? Ok, la prima domanda che ti pongo Alessandro è questa. Questo lo utilizziamo, questo attrezzo qui lo... Alessandro... Ale, questo lo... Non guardare indietro, ma guarda sempre avanti, ok Alessandro? Allora, dobbiamo prepararci. Ale, ok, guarda me ora, puoi guardarmi ora. Ok, pronto? Ale, devi fare quello che ho fatto io. Non guardarmi così. Guarda dritto, ok? E fai quello che faccio io. Fare quello che faccio io, eh? Va bene. Rimane, guarda sempre dritto. Asciutto. L'audio lo faccio io, eh? Facciamo così. Ok. Uosso! Guarda sempre dritto, tirati su, mostra il muscolo destro, mostra il muscolo sinistro, ok? Mostra il pistolino. Sto scherzando Alessandro, non ti preoccupare. Ok, Alessandro, inizieremo con un numero assai complicato, ovvero lo numero antichissimo che arriva dalla lontana, lontanissima Cina, il numero dei... Li conosci? Non li conosci? Dei piatti cine? Cinesi, bravo Alessandro, rilassati perché ora è giunto il tuo momento. Ale, mano destra in alto. Bravo. Allora Alessandro, guarda, semplicemente non dovrai fare altro che prendere il piattino, farlo girare in questo bacchettino, metterlo in equilibrio qui sul mazzino e tranquillamente rimanere qui davanti al pubblico così presente. Guarda, così. Olè. Tutto chiaro? Sei pronto? Tutto a posto? Facciamo una cosa, iniziamo dalle cose più semplici. Mano destra in alto. Vai. Ok. Prendi mano questo, stringi e guarda dritto verso il pubblico. Ok. Alessandro, anche nello Medioevo dopo l'uno veniva il... Dopo l'uno veniva il... I due, bravissimo! Non grattarti il culo perché è brutto da vedere. Ok? Così. Ah. Momento religioso. Alleluia. Anche nello Medioevo, Alessandro, dopo il due veniva il numero... Il numero tre, bravissimo! Ora è un po' più difficile grattarsi il culo, eh? Non ti preoccupare, se ti gratta te lo prendo io, non vedo. Va bene, Ale, dritto qui e andiamo. Olè, così. Ale, dopo il 3 viene il... Guarda, dritto. Oh, ok, perfetto. E voilà, mettiamo il numero 4. Aspetta! Non ridere te. Ehi, non ridere se sbaglia, ok? Poverino, Alessandro, finché ti prude il culo io te lo gratto, se ti prude altro io sto fermo, eh? Oh, ok, allora, facciamo così e infiliamo. Quarto piattino, voilà! In questo modo, questi erano semplici giochi medievali, hop, dritto, ora è giunto lo tuo momento. Aspetta, ma calma, aspetta. Ale, ora dipenderà tutto da te. Sei pronto? La riuscita del numero dipenderà da questo piattino, ma soprattutto dalla tua testa. Al mio via dovrai tirare indietro la testa lentamente, solo la testa e nient'altro. Vai, piano, gira la testa, non tutto il corpo. Vai, ancora, la testa. La testa! Fermo. Non ridetelo, aspettate! Non ti ha visto nessuno. Ok, il numero sta riuscendo. Vai, mi piace che ti hanno messo anche la canottiera. Ok, fermo immobile così. Ok. Alessandro, io mi sono dimenticato di dirti una cosa. Quanti anni hai? Quanti? 6 anni. Ok, ti chiedo scusa perché mi sono dimenticato di dirti che questo è un numero che termina il compimento del 18° anno. Ok? Quindi ancora giusto questi 12 anni e poi puoi andare via da qua. Il problema è che io devo continuare lo spettacolo, va bene? Ok, un applauso Alessandro! Voi, messere, avete insegnato a me l'antica arte della giocoleria. Ancora prima di cominciare con le palle, mi dici...
mi diceste di abbracciarci così lateralmente. E lui mi disse: guarda che è molto 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 semplice, vediamo anche di qua che qui sono molto 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 messi di sparte, e mi disse: guarda che per imparare l'arte della gigoleria ovviamente dobbiamo partire da una pallina, ed è molto semplice, basta fare da destra verso sinistra e da sinistra verso destra, destra, sinistra, sinistra, destra, girati, ok, destra, sinistra, sinistra, destra, destra, sinistra, stop. Dopo l'uno mi disse: guarda che possiamo passare al due, ed è tutto tutto uguale, perché quando la palla arriva nel punto più alto, e assolutamente no, nel punto più basso, quando lui mi disse quando la palla arriva nel punto più alto e non nel punto più basso, io dico: op, tu lanci all'interno e prendi la palla che arriva dall'interno, lanci all'interno e prendi la palla che arriva dall'esterno, quando in alto e non in basso, ok? Aspetta, loro non l'hanno visto, quando in alto e non in basso, ok? Vai, ce la possiamo fare, ci siamo? E allora uno, e allora due, quando dico no, via, quando dico oh, quando in alto e non in basso, ok, dai, su, pronti, hop, bravo, hop, bravo, hop, bravo, hop, bravo, hop, bravo, hop, bravo, ok, ma dopo il due viene il... E io un po' titubante dissi: ma sei sicuro? E lui mi disse: non ti devi preoccupare, perché è esattamente la stessa identica cosa, ovvero quando la palla arriva in alto e non in basso, io dico hop, che ci prende i tiri, quando in alto e non in basso, dai, su, che ce la facciamo. Allora, pronti? E hop, vai, 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 un applauso. Bravo. Vuoi far vedere con 4, 5, 6? Vai, sono tutte... No, vabbè, lasciamo perdere. Vai, un applauso a Messere! Però ora siamo arrivati davvero... Guardate, molto, molto semplicemente iniziamo con lo primo numero. Così, allora, date le spalle al banchetto, venite pure qui davanti, ok? Più vicino ancora, ancora un po', ancora un po'. Uè, stavoso. Che profumo, mia cara. Meno male che non c'era mestiere qui presente, datemi la mano, datemi l'altra. C'è qualcuno che può riportare tutto ciò? No, fatevi i fatti vostri. Un passo indietro, perfetto. Allora, Angela, al mio tre vi staccherete da me, ok? E allora uno, e allora due, e allora tre. Prossimo passaggio del vostro numero, Angela, sarà quello di prendermi in mano la mazza. Angela, tre mazze bianche sono lì, ok? Una mazza di qua. Quale mazza pensavate? Ok, no, io chiedo sempre. Una di qua e una di qua. Vi chiedo gentilmente di andare qui dietro. E ora chiedo a tutti voi un aiuto per conquistare Angela, ovvero ogni qualvolta che la clava farà un giro su se stesso, chiedo a voi un battito di mano. Un giro, un clap, ok? Proviamo? Vai! Hop, vai! Hop, vai! 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 Più forte! Ancora! Cretini! E allora uno... E allora due, via, vai, più veloce, ancora di più, Angela, la mazza, Angela prendila, vai, Angela prendila, vai, 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 prendila, vai, 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 Angela vai, 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 prendila, Angela vai, 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 dai, vai, vai, prendi la mazza, vai, 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 aspetta. Angela, possiamo chiudere? Ho un repertorio di 2 ore e mezza, io te lo dico. Ma vado avanti? Cose più difficili? Sei sicura? Accendo per... Allora, andiamo avanti. Allora. Niente. Ma dov'è il marito? È scappato? Dov'è il marito? È tornato? No, ok. Andiamo avanti allora. Non è un problema. Perfetto. Allora. Là. Allora, no, va bene così, va bene così. È lo strumento del del campanello. Fai vedere a questa meravigliosa piazza come si suonava lo strumento del campanello nel Medioevo. Fai vedere. Giù.
Giulio, allora noi questa sera non stiamo rievocando assolutamente l'alto medioevo, ma stiamo rievocando il basso medioevo. Ok? Se nell'alto medioevo lo strumento dello campanello si suonava così, nello basso medioevo lo strumento si suonava così. Tutto chiaro? Guardate un po'. Ok? Allora, fai vedere prima di qua. Scusate, sentite i campanelli voi? Allora, non è batterselo sul... quella è un'altra cosa. È un movimento di bacino. Ok? Dai. Io sarò qui, dedicherò i versi a questa meravigliosa fanciulla, darò una piccola pacca a voi, Giulio, e voi per 4-5 secondi, tac, tac, con enfasi e ritmo, ok? Proviamo. La, 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 vai. Non guardarmi, guarda, sei già brutto così, cioè, figure, mi guardi così, non è una bella cosa. Dai, pronti? Vai! Scusate, sentite i campanelli. Ma, Giulio, dai, un po' di ritmo. Dai, dai! Poi ti stanchi. Cioè, la moglie è presente? Non voglio sapere altro. Ecco, si nasconda, signora, a posto. Allora, voi nome, 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 contemporaneamente a Giulio, non dovrete fare altro che con quest'altro strumento tipico anche della vostra zona, partire in questo modo, guardare questa meravigliosa gente e non dovrete fare altro che fare questo. E tornare in questa posizione, ok? Contemporaneamente a lui. Presenza scenica, così. Fallo prima da solo. Cos'è questo? Un supereroe, mi piace. È meraviglioso. No, guarda, te lo rifaccio vedere. Ok? Giù. E torni in questa posizione, ok? Vai, prova. Mi piace di... È meraviglioso il movimento. E poi, guardami. Così. E torni in questa posizione, ok? Vai. Prova un po'. Un applauso. Proviamo ensemble, ok? Io sarò qui, vai! Guardate sempre il pubblico, eh? Vai insieme, vai, 4 secondi. Ok, perfetto. Voi venite qui, voi sarete la parte vocale, ok? Quindi, mi richiuderei a vita in una rocca. Per aver, dammi un bacio sulla bocca. Sulla bocca, su un applauso ai miei menestrelli! Andate pure a posto, però chiedo a voi, la Madonna qui presente mi ha baciato? No, foto di rito, eh? Ok, allora io comprendo che voi avete il vostro amore verso il vostro consorte, non riesco a capire proprio come facciate. Allora mettete 2 secondi, Franco. In che modo? Nome davvero? Nome. Francesco, guarda, le mani a conca così affinché io possa appoggiare le terga, mi raccomando così e non così, perché così sarebbe un grosso problema per me. Assolutamente no. Mani a conca affinché io possa il culo, ok? Perfetto. No, non capiva come. Sei anche un ragazzo carino. Aiuto, alla fine invece che Angela porto a casa Cocò, qui come si chiama? No, allora, mi raccomando, ho il sedere piccolo però... Aspetta, oh! Il pollice non serve, oh! Fermo, aspetta, devo spiegare. Che fretta hai? Sei innamorato. Aiuto. Prendi l'altro trampolo, grazie. Angela, a lui dicevo. Vai. Allora, devi prendere questo, ok, perfetto, passiamo. Ora leviamo questi tutti dai notti e andiamo a utilizzare questo attrezzo famosissimo nel medioevo chiamato scotch, bravissima mia cara Madonna, bravo. Ok, l'ho comprato in una bottega di cinesi, quindi presumo, c'erano anche all'epoca i cinesi, vendevano di tutto e di più, si spacca ogni 2 secondi. Dietro, Cocò, dietro, vieni dietro, vai, vieni dietro, siamo pronti? Ok, metti le mani a conca, dov'è? Ehi, io devo sedermi e rimanere lì, okay. Tu fermo, immobile, ok, colla, bravissimo, ti ho preso grande e grosso appositamente. Andiamo a usare questo, togli il pollice! Allora, così, vai, in questo modo, perfetto, là,
e via. Aspetta! Oh, ma chi te l'ha detto? Un attimo, tranquillo. Al mio tre, lentamente, non così, tirerai su, isserai le mie terga, tirerai sul culo. Oh, parliamo come si fa. Uno, due, due e un quarto, due e mezzo, prepariamoci, e tre, vai, 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 vai. Ancora, 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 ancora. Ok, un applauso. Ora aspetta, vai pure lì perché poi dovrò riscendere. Angela, siamo giunti al termine, ok? E dopo vi ricordo che a breve, dopo una piccola pausa, ci sarà lo spettacolo di Ilaria con l'acrobatica aerea, ma prima di tutto ciò andrò a ringraziarvi. In che modo, Angela? Venite pure di qua. Con un po' di improvvisazione e rima. Oh bella fanciulla, io so di per certo che lo vostro buco del cuore ogni sera è aperto. Entrarci per sempre io proprio vorrei, tanto che per questo la mia vita darei. E so anche che con le mani voi siete molto brava. Differenze copritemi dalla testa alla faccia. I vostri baci ogni sera li aspetto, ed in cambio bacerei quel tuo bel petto. Petto florido, di amori nascosti. Onestamente quel bacio lo darei anche in altri posti, ma nella vita a volte si sa, basta poco per essere felici. Vi chiedo allora un piccolo bacio, come fossimo amici.